di una romantica donna inglese. Ah, mio diario! Ah, mio diario! Intorno a me esplode la primavera in tutta la sua lussureggiante bellezza. Il profumo della primavera già inonda la città. I sacchetti di rifiuti fermentano pigramente sotto il sole, spargendo forti aromi naturali di cui noi inglesi abbiamo perso il ricordo. Molto pittoresco! Italia, giardino d'Europa! Dove anche i marciapiedi diventano aiuole fiorite, dove l'arancione delle bucce d'arancio si confonde con il rosso dei pomodori marci. Molto pittoresco! Ma anche le cose belle nascondono piccole insidie. Ai, mentre passeggiavo con Salvatore, bello Salvatore, che mi piace tutto loro, una piccola voce di banana. Signor, ma che fa sdraiata per terra? Si sente stanca? No, ho scivolato su un voce di banana. Credo di essermi rotto una gamba. Si è rotto una gamba? Questa? Oh signor, presto, date una mano a questa disgraziata che vado a chiamare il 113, l'ambulanza, tutto piano! Costa rega che volo, sembrava un'aquila poverita! Ammazzavo, ha fatto una rovesciata che era meglio di Pelé! Ma di Pelé, aiuti a tirarla su! Ecco, levo di qua! No, no, piatta di qua! Ma come di là? Ma non di là, di qua! E va bene allora! Ma che me vuoi insegnare a me dove sta l'ospedale? Di là, ma dietro di qua! Vai, l'ospedale che vicino! Cerca di capire! Ma venga, venga, signor, stia tranquilla che sta arrivando la Croce Rossa. Senta, arriva, senti, solamente. Eccola che arriva, Meraviglioso! Ma non è come in Inghilterra che arrivano dopo 5 minuti, qui arrivano subito. Meno male che è arrivata l'ambulanza. Salvatore, che mi piace tutto loro. Che è qui che si è buttato quel pensionato dalla finestra? Ma no, quello è successo ieri. Adesso sono venuto io, mi sono fatto male un gamba. Beh, zompi, signor, fa niente, rubiamo tutto, che ci frega. Meraviglioso. Sì. In Italia le ambulanze viaggiano sempre con un malaccio di ritardo. C'è un'infortunata! Allora proviamo un altro ospedale. Sono soltanto posti in piedi. Lei è così, signor, con una gamba sola occupa meno posto. Ma guarda, signor, venga qui, signora, venga qui, bello. Signor, mi aiuti ad aiutarla. Dio, molto pittoresco. In Italia gli ospedali non sono come da noi in Inghilterra, tutti puliti, tutti asettici, tutti disinfettati con quell'odioso puzzo di deodorante. No! Qui in Italia c'è odore di umanità, un senso di caldo, di umido, di afoso. Molto pittoresco. I malati sono sparsi un po' qua e un po' là, con molta fantasia, tipicamente italiana. Ah, quanta gente! Un pienone! Si vede che gli ospedali italiani hanno molto successo. Molto pittoreschi.
Ah! Aio! Brutto servitore! Mi fai male! No, sei bello servitore che mi piace tutta l'ora. Stia tranquilla, signora, aio, che adesso le danno un bel posto in corsia. No, mi hanno trovato un letto. Ma no, signora, che dice? Se ne ha liberato uno, ma se lo deve conquistare! E come? Io non so! Con una gara! Si fa una corsa per conquistarsi il posto letto. Chi vince si mette a letto, meraviglioso! Ci sono 5 corsie. In prima corsia c'è uno con ingessatura e cataratta. In seconda una testa rotta con scoliosi. In terza vecchietto in carrozzella. In quarta tibia fratturata. In quinta busto ingessato. Forza, forza. Silenzio. Allora, siete pronti in corsia? Niente false partenze. Pronti? Abbi pazienza, e questo fino a domani mattina non ci arriva. Mi morte. Ah, molto pittoresco. Io nella mia batteria mi sono piazzata sulla sedia a rotelle lasciata libera dal nonno. Bello. Ah, dottore. Ah, mi piace. Ah, dottore. Ah, dottore, mi fa male in gamba. Infermiere, bisogna fare la fasciatura, la signora. Non ci sono bende. E provvedete. Subito, dottori! Sbendate il 14! Dottore, adesso cosa succede? Ah, adesso c'è l'estrazione per l'operando della giornata. Ad ogni numero corrisponde un caso clinico. Avete numerato le malattie? Certo. Molto pittoresco, Salvatore, che geni questi italiani! Silenzio! Silenzio! Oh, oh! Ma che siamo in un ospedale? Adesso cominciamo l'estrazione. Passami il giacchetto. 25! E 5! Silenzio! 47! È morto! E quando è successo? Senta, dottore, io le volevo dire, ma lei non pensa che sia possibile? Io trovo un posto più adiato per stare qui. Perché qui non le dottore, piace. Dottore, la mano. E la tolga! Spiritosi questi dottori pittoreschi. Io ho 80. 80! 80, eccola, è la signora. No, io dicevo, io ho tanta paura che sia una frattura. Ah, insomma, dottore. 80. Adesso basta. Ah! Allora, tocca a lei. Mio carica. Padre. Ma dove mi porta? Ah, aiuta! Ragazza, italiani meravigliosi, 80, chissà che operazione mi faranno. Ciao Salvatore, che mi piace tutto l'ora. Ciao. Siccome l'80 corrispondeva a un'operazione alle tonsille, sono state 7 ore in sala operatoria perché non riuscivano a trovarmele. E grazie, me le sono tolte nel 56, pittoresco. Allora, siccome qualche cosa mi dovevano togliere, mi hanno fatto l'appendicite. A vivo! Molto pittoresco. Mi dispiace, signora, ma ho finito. Il tempo è scaduto. Professore, mi scusi. Ma per mia gamba come faccio? Lei non è un medico a tempo pieno? No, a tempo perso, tutto il tempo che perdo per stare qui. Beh,
Per la sua gamba rotta, signora, passi alla mia clinica privata, così recupererò anche il bisturi che le ho lasciato dentro. Molto picturesca. Si troverà benissimo. E come si chiama la sua clinica privata, professore? La si sana chi paga, tutti con for, moquette, televisione, telefono, 500.000 al giorno, più estra. È una sciocchezza, molto picturesca. Signora Berta! Bello, Salvatore, che mi piace di dormire. Questo è un paese da cui non esco perché riserva molte sorprese a una romantica donna inglese che è sempre a caccia del pittoresco.